immergiamoci nell'acqua. Facciamo e do la parola intanto a Daniele Gamba del Comitato Custodiamo la Val Sessera, che ci racconterà appunto della battaglia che stanno portando avanti, ma quello che ci interessa più che altro sono le ragioni, l'analisi che è stata svolta per rispondere alla domanda, appunto, di fronte all'impatto sull'acqua del cambiamento climatico, le dighe sono veramente la soluzione? Buonasera a tutti. La Val Sessera, non so se sapete dove è, Bellese, confine con la Valsesia, che si è trovata a dover affrontare una piccola comunità il problema del rifacimento dell'invaso già esistente in un'area che è un sito che è riconosciuto dalla comunità europea, e quindi ha dovuto affrontare nel piccolo un problema con il rischio di ricadere, essere accusata di inquinamento. Ha dovuto studiarsi un pochettino le varie problematiche e crescere anche culturalmente su questo tema della gestione dell'acqua. Chiaramente il titolo che è stato dato al sottoscritto questa relazione travalica, perché la nostra esperienza è mirata su un impianto e quindi non si vuole assolutamente cadere no alle dighe, no all'idroelettrico, no alle ferro, peraltro noi la dighe ce l'abbiamo già, ci troviamo da 50-60 anni, il problema è capire i fenomeni e le tendenze. Sicuramente tutti voi, rispetto alla TAV o l'autostrada Brevemi, riuscite a sostenere che non sono le infrastrutture che rispondono a una domanda di mobilità o trasportistica, quindi si ragiona per singola struttura. Il problema è quando queste opere hanno un interlocutore, cioè chi vuole eseguire le opere perché ci guadagna sopra, che ci spinge, secondo quel criterio che è identificato dalla short economy, trovo un elemento che giustifichi l'urgenza, la necessità, e la crisi climatica serve anche a questo. È urgente, c'è la siccità, c'è la sicurezza idraulica, soluzione, la soluzione sono le dighe. Ecco, la soluzione sono le dighe, punto interrogativo, dipende dal contesto e da tanti altri aspetti. Occorre però in premessa fare un passo indietro, partendo a livello, diciamo, globale, sui consumi d'acqua. E qui io dovrò affrontare un negazionismo, che è quello della sovrappopolazione che consegue quello dei consumi. C'è chi fa il negazionismo climatico e chi fa il negazionismo del problema della sovrappopolazione. La Laudato Si è in questo solco, parla solo di un problema di equilibrio della distribuzione delle risorse, ma nega che ci sia un problema di sovrappopolazione. Qui io preferisco ricordare che il problema esiste, perché anche nell'equilibrio economico-sociale, a livello di consumi energetici di emissione, il problema si pone. E l'acqua come energia è abbastanza evidente, c'è stato un raddoppio della popolazione mondiale negli ultimi 50 anni, ma i consumi sono aumentati di 6 volte. E quindi sono valori enormi che ci impongono di ragionare il problema anche in questi termini. Chiaro che non è solo la sovrappopolazione, ma le attività che vengono svolte, qui c'è il quadro che richiama più o meno quali sono suddivisione dei consumi idrici, è risaputo che consumo potabile è contenuto, del consumo potabile elemento problematico è la qualità, ma non la quantità. Basterebbe chiaramente sottrarre quantità agli altri settori e per il settore idropotabile ce ne sarebbe a sufficienza. Chiaramente le prospettive di sete
in molti paesi sono elevati e qui c'è il problema dello sfruttamento delle risorse. Lo sfruttamento riguarda la disponibilità naturale, quindi quello che c'è come acqua fluente e come bacini naturali. Abbiamo dei disastri legati all'ipersfruttamento, qui ci sono due esempi molto noti, e la soluzione dei bacini artificiali viene ora posta in relazione al cambiamento climatico, ma diciamo che il ricorso al bacino artificiale è correlato alla necessità di una produzione di energia idroelettrica essenzialmente, a cui segue, avendo a disposizione il bacino, tutta una strutturazione in rete per lo sviluppo e l'estensione dei terreni che godono di un sistema idroelettrico associato. Qui c'è una slide che dà un'idea di quello che pro capite di metri cubi disponibile per le varie regioni, in USA e in Canada i quantitativi sono enormi, ma sono anche negli stati dove attualmente la mobilitazione pubblica ha portato a un piano di dismissione delle dighe per la risoluzione dei problemi ambientali correlati. Globalmente le dighe crescono, c'è una previsione di 3.700 dighe, non riguardano più di tanto l'Europa se non per l'area balcanica, e il resto sono nelle regioni tropicali e subtropicali, Cina in particolare, e la previsione è elevatissima, il numero è un 43% in più rispetto all'esistente e in potenza il 75%. Sull'acqua i contenziosi sono da sempre importanti, tant'è che la parola rivale deriva l'etimologia del contendere del terreno oltre alla riva di cui si è gelosi e si vuole possedere, quindi i conflitti sull'acqua, sul possesso dell'acqua sono radicatissimi. Noi abbiamo, prima si parlava del sistema giudiziario, abbiamo addirittura un Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che in ambito amministrativo, perché è un equivalente al TAR, è esperto, si fa per dire, di questi contenziosi legati all'uso e al possesso. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha compiuto 100 anni, le poste hanno festeggiato con un francobollo. C'è una proposta di legge per eliminarlo, anche perché tutte le cause, la nostra compresa, presentate al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per rilievi nei giudizi di compatibilità rilasciati per opere come ad esempio la diga in Val Sesso o altri impianti, statisticamente vengono rigettati al 90% con onerosi conseguenze per chi ha presentato il ricorso. L'ultimo caso è l'ambiente di Ivrea, che è stata soccombente in un ricorso, si è beccata 16.000 euro di spese legali da rifondere, una causa di valore contenuto. Faccio l'esempio della nostra causa che va riferita a un impianto la cui sola progettazione vale 5 milioni di euro e il valore dell'opera 322, noi non avremmo potuto chiedere la CTU perché la CTU ci sarebbe costata 300.000 euro, perché è in proporzione al valore dell'opera. Quindi tante difficoltà e soprattutto un tribunale che ha una mentalità molto chiusa, si vince se si ricorre in appello alle loro sentenze, statisticamente c'è qualche caso, però la situazione è questa. Accanto ai contenziosi per il possesso, come dico, ci sono i contenziosi legati ai diritti della popolazione e alla tutela ambientale, questo però in un quadro più internazionale, meno a livello italiano. Le dighe a livello ambientale hanno diversi problemi, in generale l'idroelettrico, ma le dighe accentuano per alcuni aspetti. Allora, una cosa che è meno nota è la produzione di metano, è stimato l'1,5% delle emissioni da
agli invasi artificiali, che hanno una produzione di metano maggiore di un lago naturale del 25%. È un valore contenuto, ma va considerato. Quello che è la grande alterazione di un invaso è l'alterazione delle portate, che ha delle conseguenze sul sistema fluviale e anche nel trasporto dei sedimi, che innescano quello che è il grande problema dell'erosione delle coste. Il nostro delta del Po ha un limitato trasporto come era in origine, quindi l'erosione ha un saldo negativo. In alcuni casi questi invasi portano a modifiche climatiche regionali, c'è un incremento dei rischi connessi, geologico, sismico, idraulico, la contaminazione, l'acqua degli invasi è considerata valida a livello potabile, ha un rischio della contaminazione, così come nei laghi naturali. Si parla di uso plurimo dell'acqua per il potabile dagli invasi perché abbiamo inquinato le acque di falda e le soluzioni non sono a ridurre la chimica usata in agricoltura che ha portato a questo dato di fatto, la soluzione è l'invaso. C'è la cementificazione, il consumo dei suoli, gli impatti paesaggistici, nel nostro caso siamo in un sito e c'è anche danno sulle arboscate. Questa è la mappa dei conflitti a livello internazionale, che vede nelle regioni, tipo questa turca siriana, oppure quella africana, sul Nilo, sono le cose più note. In Italia c'è una distinzione tra grandi dighe e piccole dighe. Le grandi dighe sono quelle con un muro sopra 15 metri di altezza o con un volume superiore a 1 milione di metri cubi, il numero sono 538, sono suddivise in varie tipologie, esercizio normale, esercizio sperimentale. Quello che conta è la loro età media. Noi abbiamo costruito tante dighe, così come in America, nello sviluppo dell'idroelettrico per la ricerca di energia. Poi, di questo numero di dighe, il numero è il 56% idroelettrico. Un volume, quello che conta è potabile, che è il 62%. Qual è il problema della vetustà? I due ordini di tipo. Uno è il tipo tecnico, l'impianto è da riprendere, fare degli aggiustamenti, sistemazioni, e poi un altro è legato alla concessione di derivazione, quindi la regola di invaso, il flusso minimo vitale e c'è in questa necessità di revamping degli impianti i costi, gli oneri che dovrebbero essere sostenuti. Ci sono varie tesi su come affrontarli, una delle più pericolose è di tipo finanza creativa, l'impianto torna di proprietà pubblica, lo Stato mette i soldi per sistemarle e il gestore pagherà la locazione per 20 anni, cioè al gestore non viene chiesto di farsi carico dei costi di investimento. Questa è una delle prospettive più severo, bisogna vedere cosa succederà. Però dal punto di vista tecnico abbiamo da decidere come affrontare questa partita, perché nel revamping cosa c'è in particolare da fare? Il recupero dei volumi che si sono ridotti per l'interramento dell'invaso. Questa operazione è molto onerosa e ha delle conseguenze ambientali. Nella nostra piccola diga, vedrete nelle immagini più avanti, abbiamo avuto degli svasi massivi di sedimenti e quindi abbiamo avuto un danno ambientale su questo. Questi sono i prospetti che illustrano quanto vi ho già detto, con dei grafici, la ripartizione italiana suddivisa per gli uffici tecnici dell'infrastruttura che segue al Ministero delle Dighe. Questa è la situazione piemontese, abbiamo 86 dighe sopra quelle caratteristiche, le dighe
diciamo, gli invasi più piccoli chiaramente portano un numero molto più elevato. Allora, servono o non servono queste dighe? È una domanda che c'è da sempre. Diciamo che la Regione Piemonte ha affrontato questo problema la prima volta in una maniera più organica con la redazione del piano di gestione delle acque del 2004. Quindi ha adottato la bozza del piano, ha presentato l'ipotesi di 5 dighe, di cui la diga Valsessera era un'alternativa se non si poteva fare una stagione, e ha definito delle priorità, quindi le ha individuate, localizzate, definiti i volumi, i risultati che potevano portare, eccetera. E al riepilogo di questi invasi, successivamente, diciamo, si è aggiunto la serra di Ulivi, ma i 5-6 invasi che erano questi. Vi ho sottolineato il valore del turnover per ogni impianto. Il turnover indica quante volte nell'anno si riesce a riempire la diga con l'acqua che viene portata e disponibile nel bacino idrografico. Vedremo perché questo argomento. Nel 2007 questa bozza del PDA viene adottata, ma cassando la previsione degli invasi, perché tutta una serie di soggetti hanno fatto delle osservazioni, la principale è quella di Rigambetti, redatta con l'aiuto del professor Cannata, che era un esperto in tema. Anche le comunità locali in Valsessera presentano una loro posizione in cui illustrano perché fare le dighe non è così conveniente. E da allora una delle ragioni era questo principio introdotto nel PTA, fare o misurare l'utilizzo e la disponibilità della risorsa. C'era la previsione di una conversione di alcune culture in riduzione per tutta una serie di ragioni, e quindi questa puntuale individuazione viene a saltare, viene cassata. Il problema è che non ci si ferma, nel 2010 si conferma la minimale previsione di fare esclusivamente gli studi di fattibilità. Nel nuovo PTA è stato discusso nel 2018, invece è stata modificata lo schema. In pratica il PTA, vi ricordo, è adottato dal Consiglio regionale, invece qui si demanda alla Giunta di approvare un documento programmatico che deve essere redatto da esperti, dove vengono individuate nuovamente le aree dove localizzare ulteriori capacità di invaso. E questo, oltre a cambiare il soggetto competente, è pericoloso perché è stato tolto uno degli elementi che nel PTA precedente era previsto, cioè la condivisione con le comunità locali. E quindi c'è nuovamente il rischio, visto che le comunità locali dove si fanno gli invasi sono la montagna, che vengano, diciamo, imposti quelle cose che in certe località non sono possibili. E qui nasce il problema: chi è che propone gli invasi? I soggetti principali sono due, l'ANBI e l'UCE. Poi ci sono i produttori idroelettrici, ma i produttori idroelettrici si muovono singolarmente per Enel e non hanno più fatto grandi proposte di invasi da parte loro. Chi propone, chi sono l'ANBI e l'UNCE, che chiedono di fare queste opere con i soldi dello Stato. I singoli produttori magari ipotizzano di fare degli impianti purché ci siano gli incentivi, ma per fortuna gli incentivi sopra una certa potenza sono un po' meno disponibili. L'ANBI ha presentato un piano, 2.000 piccoli metri in base in tutto il territorio nazionale, 20 miliardi in 20 anni. Questa è la suddivisione regionale. In Piemonte loro hanno 8 progetti con 2 dighe sostanzialmente, che
che sono la Serra degli Ulivi e ancora la nostra diga, questa in Val Sesse. L'UNCEM esce fuori nel 2016 con 15-16 piccoli laghetti e, come tutti hanno compreso, vende come pluriuso. In realtà questi sono laghetti con giustificati panini e valenza artificiale, che in tema di cambiamento climatico quest'anno non c'entrano nulla, sono opere che dovrebbero essere vietate perché sono tutti impianti per lo più posti a quote molto basse, l'acqua sconsiglia l'innevamento artificiale sotto quota 1800. In realtà tantissimi di questi impianti sono a quella quota lì. La quantità è minima, 400.000 metri cubi, mezzo di 2 metri cubi, si spende 16 milioni di euro. C'è questo enfatizzo dell'uso pluriuso che verrebbe assicurato da un invaso. Lo è da un punto di vista potenziale, ma in realtà questi usi sono sovente in conflitto. Noi abbiamo avuto esperienza nel caso della laminazione delle piene. Per garantire un volume di laminazione delle piene non puoi riempire tutto l'invaso. Questa regolazione serve per ridurre il rischio idraulico a valle. In regione Piemonte l'efficacia della laminazione è contenuta perché noi siamo, rispetto al sistema, nella testa montana, quindi quantitativi piccoli di volumi di laminazioni avrebbero uno scarso effetto sull'onda di piena a Cremona o più avanti, però possono ridurre i danni a livello locale. Quindi, però c'è un conflitto: se io voglio l'acqua per irrigare, voglio sempre l'invaso pieno. Se io voglio sempre l'invaso pieno per assicurarmi per quella stagione, l'uso idroelettrico è arduo, perché l'idroelettrico vuole produrre a mezzogiorno e non produrre di notte, vuole produrre tutti i giorni e non eccetera. In più c'è uno scopo indicato nella creazione degli invasi, che è questo. Rispetto al fabbisogno irriguo, che è assicurato senza rispettare il flusso di uso vitale delle derivazioni sui corpi idrici, c'è la necessità, dice chi programma, di incrementare la disponibilità che servirebbe così ad assicurare il deflusso minimo vitale. Quindi, quella che era un'esigenza ambientale, che la derivazione irrigua sul corpo idrico rispettasse il deflusso minimo vitale, in genere la costruzione di un invaso per sopperire, cioè si vuole assicurare l'invarianza del prelievo esistente per quella derivazione. Questo è un problema perché non si commisura alla disponibilità l'attività possibile, agricola. E quindi quelle che sono le finalità ambientali in realtà sono un vaso di coccio, nessuno le rispetta. Detto questo, va ricordato che l'energia idroelettrica è la migliore energia rinnovabile possibile per una questione di efficienza all'indice migliore, però nelle rinnovabili c'è un altro negazionismo che non abbiano impatti, invece anche le rinnovabili hanno impatti e quindi hanno impatti nel caso dell'idroelettrico perché la risorsa è finita, non si può immaginare infinita quanto rinnovabile è l'acqua al suo ciclo che deve sempre scorrere. E quindi c'è questo elemento, e non è del tutto pulita, ho parlato prima di emissioni per costruire le città. E poi tra quelli di idroelettrico, se ho un torrente che è lungo 10-15 km, se lo sottendo tutto, è chiaro. Quindi, perché c'è troppo idroelettrico? Perché ci sono gli incentivi. La pianificazione è quella che è, le autorizzazioni nelle procedure di via prediligono sempre l'interesse, diciamo, produttivo, quindi all'esigenza della produzione, poi al rinnovabile. E abbiamo un sistema energivoro
che pensa di risolvere i problemi producendo sempre più energia anziché contenere i consumi. Io ho chiamato l'esempio del secchio forato, un disegno di parlante, eccetera. Dighe del Biellese, noi abbiamo 5 dighe, quindi non è che mille, ne abbiamo di dighe. Le destinazioni d'uso sono di 3 all'agricoltura, una industriale e una idroelettrica, l'esistente che c'è in Val Sesera. Ho messo un cerchiolino sulle 2 più recenti costruite per far vedere che se io ho un bacino idrografico di 6 km quadrati, costruire una diga di 5 milioni di metri cubi vuol dire fare un'opera inefficiente, perché quella diga lì, appena consumi l'acqua che c'è dentro, prima che si arriva passano 6 mesi. E perché nel PTA si immagina di trasformare la diga del Sessara a Piano? Per arrecare soccorso alle dighe inefficienti sull'Ostro e la Vasanella, queste due dighe che ho pubblicato, che già godono di un soccorso che è stato disposto con una condotta che trasferisce da tra sottobacini l'acqua del torrente sottobacino di Fosca nell'invaso. Quindi a volte questa impiantistica è proprio studiata male, nonostante abbia dei costi elevatissimi. La diga sulla Vasanella, l'ultima costruita, è costata quasi 200, cioè in partenza si ipotizzava un costo di quasi 200 milioni di euro attualizzati, miliardi all'anno, all'epoca, e a consuntivo è costata di più, ma non di più poco, e non di più 10 volte, di più di 50 volte i costi preventivati, ancorché il cantiere sia stato relativamente breve. In Sicilia noi abbiamo dighe che sono finanziate dall'ultimo piano di fasi per poter determinare che sono in cantiere da 30 anni. Qui graficamente vi faccio vedere dov'è la Val Sesera, la scheda di Alto Sesia, questo è il perimetro del SIC. Questo sì che è descritto graficamente, in pratica pianura padana, primo rilievo delle Alpi Biellesi, il sì che è tutto all'interno di questa conca. È un'area considerata dal punto di vista ambientale un'idea, perché ci sono pochissime attività e quindi ha conservato certe ricchezze. Chiaramente, come ho già detto, l'intenzione e l'interesse di Val Sesserini non era dire no a priori. Questo è quello che succederebbe se la diga venisse realizzata. Questa è, diciamo, la situazione, se fosse naturale, dello schema idrico. Il torrente Sessera non è lunghissimo, è 35 km, porta una portata di un quarto del Sesia, 17 km del torrente sono all'interno del Sesia. Questo è lo stato di sfruttamento attuale. La diga è questo punto qua che non riesco a farvi vedere, ma dove è il cursore adesso? Piccolina, perché 1,5 milioni di metri cubi. Tutti i tratti rossi sono tratti sottesi per acqua fluente, impianti d'acqua fluente. Ci sono state tantissime proposte, tra cui la diga che aumenta, e soprattutto l'acqua della diga verrebbe trasferita tra un sottobacino con quella condotta gialla. Questo è l'impianto nostro esistente, piccolino. Come vedete, autarchia, è stato fatto in quel periodo là, quasi. Il primo impianto, prima della diga, questo era un impianto idroelettrico. E la centrale è stata utilizzata poi come diga. Questa è la diga, già bene costruita, questo è un intervento per rimuovere un po' di sedimenti che avevano ostruito lo scarico di fondo. Vedete quanto è impattante quest'opera, benché piccolina. Questo è lo scarico del deflusso minoritario, che noi suggeriamo di sfruttare idroelettricamente
il deflusso minimo vitale, ma ciascuno come in pochi, questa è la condotta esistente, questo per dare l'idea quando c'è portate importanti, l'impianto che della Edison dovrebbe essere modificato, perché vedete le luci del coronamento sono molto strette. Dopo il disastro che c'è stato in Trentino, in Veneto, avendo luci così strette, questi impianti rischiano di essere ostruiti dalle piante trasportate dalla corrente. Quindi occorrerebbe il rifacimento di queste luci, che devono essere raddoppiate a 20 metri, e le portate, siccome gli eventi possono essere più importanti, siccome molti impianti sono stati calcolati con portate tempo di ritorno fino a 750 anni, adesso la normativa ha spinto a 1000 e quindi con il ricalcolo bisogna aspettarsi un volume. Qui questa tracimazione è in condizioni abbastanza accettabili, saranno 200 metri cubi al secondo, quindi non è tantissimo, è una diga che tracima una volta ogni 2 o 3 anni, almeno sì. Questi sono i render fatti dal proponente, il muro raddoppia, adesso alto 44 metri, diventa 100, viene spostato più avanti di 300 metri, il volume nell'ipotesi del proponente di 12 milioni di metri cubi. Anche qui il proponente, il PTA del 2007 presso. Presso poi approva, senza farlo vedere ai comuni, il progetto di fattibilità presentato dal consorzio per 7 milioni di metri cubi, e il consorzio 2 anni dopo presenta in procedura di un progetto per 12 milioni di metri cubi. Tutto così. Questo è un altro rendering, qui è uno schema che riassume i volumi, le superfici dell'invaso, il calcestruzzo che ci vuole per fare l'opera. Questi sono i danni, i 65 ettari di boschi che verrebbero sommersi e quant'altro. Qui molti danni sono legati alle opere per accedere e realizzare l'opera, per fare le condotte, perché parte delle condotte sono interrate, la condotta è di 30 km, ha una galleria di 6 km. Quindi i vantaggi quali sono? Per la parte irrigua molto contenuti, adesso ve li illustrerò, gli svantaggi dal nostro punto di vista sono elevati per il danno al sistema. Tutela ambientale, il bilanciamento, i vantaggi e il problema tra il flusso minimo vitale, tra bisogni, le dighe purtroppo non possono risolvere l'interruzione per i pesci, mentre altre traverse con la scala di risalita si può superare, gli invasi è molto alto. Qui si ritorna al gioco dei numeri e al tema della siccità. Quanta acqua serve per che cosa? Nel nostro caso l'irriguo è all'80% risicolo, okay? Quindi quanta acqua serve per fare riso? Il consorzio diceva nel 2005 che serve 13.000 metri cubi per ettaro. Naturalmente per giustificare l'opera si alza continuamente la cifra, si è arrivati a 23.000 metri cubi per ettaro. Ma perché è aumentata, scusi, è aumentata l'intensività di produzione, si è passati al superintensivo? Allora, lì concorrono tanti fattori. Se io la vasca in cui realizzo la vasca per fare la risaia, una volta lo facevano a mano con trattore così, adesso con il laser la mettono così piano che per riempirla bastano 10 cm, non ci sono più differenze particolari. Già passare a stimare il volume di 10 cm, 20 cm raddoppia la stima del volume necessario. Poi ci sono le tecniche di cottura, vediamo più avanti. Quello che voglio farvi notare è che il piano di sviluppo rurale prevedeva la minor criticità, perché quando parliamo di cambiamenti climatici dobbiamo intenderci, ci sono i fenomeni alluvionali o le siccità. Se
se io faccio l'invaso è per risolvere i problemi di siccità. Dov'è la siccità in Piemonte? Non è nelle province di Greta, Vercelli, Novara, perché abbiamo dietro il Lago Maggiore, abbiamo dei bacini piccoli, idonei, con anche l'apporto glaciale, sia dalla Dora Parte che dal Sicilia. I problemi della siccità in Piemonte sono tutti identificati nel Cuneese, sostanzialmente. Lo vedete da questa tabella, che è la valutazione dello sviluppo rurale. Anche il Ministero dell'Ambiente con la Regione ha fatto uno studio sulla desertificazione di Piemonte. Noi siamo per il meno sofferenti, dunque perché fare la guida lì? L'ordine delle priorità, prima ancora della valutazione tecnica dell'impianto. E c'è tutta un'analisi storica degli eventi siccitosi in termini di danni. Questo è un prospetto fatto dalla Regione Piemonte negli anni siccitosi, che storicamente sono il 2003, 2006, 2012, 2017. Questo è l'importo, incominciate a vedere sulle province di Biella, Vercelli e Novara quanto minimo sia il danno. Qui c'è una distribuzione grafica che aiuta a valutarlo. Questo è il dato del 2017. Allora, nel 2017 la produzione è stata di 6,5 tonnellate per ettaro, che è la produzione standard della design. Cioè non ha avuto, se io ho la vigna o le pesche, la grandinata da solo può rovinare il 40% del raccolto. Il riso è una delle culture più standard, vedremo più avanti, e rappresenta come danni da siccità il 2% dell'intera regione. Però si propone la linea. Sempre in questa ottica di valutare le deficit, necessità, le amministrazioni pubbliche sono state conniventi con le esigenze del consorzio, hanno presentato un bilancio che dal punto di vista metodologico fatto da tutte le parti esalta la disponibilità per versante orografico, prende il Sesia, guarda qual è la necessità solo sondato senza vedere cosa viene attinto. Insomma, dobbiamo proprio chiudere perché sennò ci cacciano poi via. Abbiamo ancora due interventi dopo. Illustro solo le varie tecniche di cottura del riso a seconda di come vengono svolte. I consumi di acqua possono essere ridotti anche del 40%. Questo è un dato di fatto. In pratica, quanto viene proposto da parte della diga è un'assurdità, nel senso che la diga verrebbe pagata dallo Stato al 100% quanto opera demaniale per ragioni di bonifica. Se noi dovessimo fare questo investimento, come se fossimo un operatore economico, pagheremmo di investimento per il quantitativo d'acqua necessario a produrre un chilo di riso più di quello che otteniamo dalla vendita di riso. E questo è il paradosso. Non esiste alcuna giustificazione economica. Noi sempre abbiamo sostenuto, se gli agricoltori fossero chiamati, come prevede la direttiva acque, a sostenere il costo, parte del costo dell'investimento, noi diciamo ma fate solo il 10%, 10% su 322 milioni, non sarebbero d'accordo loro, perché l'acqua ce l'hanno. Per loro è facile chiedere, perché il meccanismo è lo Stato che lo fa, il consorzio ci guadagna il 13% sopra il valore dell'opera, le compensazioni ambientali sono il 3%. Questo è il meccanismo che favorisce chi vuole costruire le grazie.